Foggia ieri e oggi, storie di emancipazione. Ad Altamura una rassegna dedicata all'arte e alla creatività, un percorso ricco di incontri e laboratori, organizzato dall'Associazione Culturale La Nuova Murgia, con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia, nell'ambito della programmazione Futura La Puglia per la Parità. La Nuova Murgia ha voluto parlare di donne, dell'emancipazione, di storie concrete del nostro territorio e quindi abbiamo scelto storie di donne, professioniste, artiste, artigiane che nel concreto hanno portato avanti progetti di emancipazione femminile. Quindi non ci siamo fermati solo all'aspetto teorico, ma abbiamo scavato nel nostro territorio, abbiamo raccontato storie, le abbiamo messe a confronto anche in una bellissima agorà. Attraverso l'arte, uno strumento di emancipazione dagli stereotipi di genere, l'allestimento creativo, scucire gli stereotipi, trame di vita nuova e i laboratori artistici, rivoluzione senele e tessuti rinati, hanno coinvolto attivamente i partecipanti, trasformando materiali di scarto in simboli di rinascita. Ogni cucitura ha rappresentato una trama nuova, un gesto simbolico di reinterpretazione dei ruoli. Fenele è la collezione dei grembiuli rivisitati in chiave moderna e pop. È l'identità della donna trasformata, sono storie di emancipazione e di rinascita del concetto femminile della donna legata al mondo della casa. Adesso è una donna che esce libera e si diverte con questi grembiuli che sono trasformati in un'operazione di upcycling e quindi di riciclo e di trasformazione, abiti per il merchandising alto, per nuovo lifestyle pugliese e comunque di tutto il Mediterraneo. L'allestimento proposto ricrea un'ambientazione domestica utilizzando oggetti realizzati con gli scarti dei tessuti. Il nostro progetto infatti ha come obiettivo quello di realizzare complementi d'arredo e accessori utilizzando dei tessuti che hanno un'elevata qualità estetica e anche di materiale derivanti dalla filiera tessile. I tessuti destinati alla discarica prendono così nuova vita nei nostri oggetti creativi. A niente! Sconfiggilo! Tuffati. Tuffati ancora nella vita. Nell'incontro Murgia Agorà, donne a confronto, sono state raccontate storie di emancipazione e resilienza. Diverse voci di donne, professioniste, artiste, scrittrici, unite dall'obiettivo di raccontare il proprio vissuto ed il proprio contesto lavorativo, hanno condiviso spunti di riflessione e momenti personali, promuovendo un dialogo aperto sull'emancipazione femminile. Ci siamo confrontate tra donne. Io ho parlato della mia professione, la farmacista, e il mio ruolo all'interno della mia attività non è più solo quello di preparatore e dispensatore di farmaci, ma anche di offrire una vera e propria consulenza, uno spazio dedicato al mio utente, alla persona che trovo di fronte, che nel caso della farmacia spesso e volentieri e sono sempre donne. Ma non solo, c'è anche un altro ruolo, quello di divulgare informazioni inerenti alla salute da fonti giuste, corrette e sfruttando ovviamente le professionalità presenti sul territorio. Il messaggio in questo mondo di emancipazione di donne stasera che ho voluto portare è quello della libertà di essere, perché il successo, essere emancipate, non decide qualcun altro che cosa vuol dire essere emancipate, ma ognuna è emancipata a modo proprio. È l'unico, il primo, fondamentale ingrediente necessario è credere. Credere in se stesse, perché in fondo succede solo a chi ci crede. A chiudere l'evento, la proiezione del cortometraggio Con lo sguardo verso il cielo, un'opera che ha trattato con delicatezza il tema dell'anoressia e della determinazione femminile, senza cliché, lasciando il pubblico con un messaggio di speranza. Con lo sguardo verso il cielo è un cortometraggio realizzato dalla Cine Music e tratto dal mio omonimo racconto breve col quale ho partecipato al contest letterario L'Emilia è una donna 2023, un contest letterario appunto della Legge Edizioni, con il quale ho vinto il premio come miglior racconto sulle fragilità. È un racconto che il cui tema principale è l'anoressia, quindi la malattia silente dell'anima.
Il progetto ha aperto una finestra sul futuro, un futuro dove la creatività è strumento di emancipazione e le donne esprimono se stesse senza stereotipi.